siamo con Luca Telese, l'ospite d'eccezione di questa sera a Parlare Futuro. Lei questa sera ci ha introdotto il suo ultimo libro Cuori Contro, ma precedentemente aveva scritto Cuori Neri. Come questi cuori diventano prima Cuori Neri e poi Cuori Contro? In Cuori Neri ho ricostruito la storia dettagliata, oserei dire quasi manualistica, di 23 delitti che riguardavano soprattutto ragazzi di destra o di estrema destra degli anni di piombo. In Cuori Contro ho raccontato, ho fatto una riflessione più per spiegare le ragioni della lotta armata di un tempo, per raccontare le storie umane di tante persone che avevo incontrato in quel racconto. Quindi parto dal punto di vista delle vittime, come nel primo libro, madri rosse, madri nere, madri di ragazzi che erano a destra, a sinistra, fratelli, vittime che non c'entravano niente. È stata una guerra a bassa intensità che ha coinvolto tantissimi innocenti, e una guerra inquinata dalla strategia della tensione, dalla lotta armata, e una guerra che si è risolta perché un pezzo di società civile ha trovato da sola le forze per reagire, per isolare i violenti, per rimettere a posto le cose in un paese che era veramente attraversato da stragi, lutti, eventi criminosi di ogni tipo. Come lei ha detto, stasera le madri hanno un ruolo importante nel suo libro. In che modo entrano nel suo racconto in Cuori Contro? Sì, perché intanto faccio due ritratti specchiati, due per raccontarle tutte. Racconto Valeria Verbano, madre di un ragazzo vicino all'autonomia ucciso dai ignoti negli anni 70, e poi una madre nera, tra virgolette, la madre di Mario Zicchieri, un ragazzo del movimento sociale ucciso a 16 anni a Roma. Però raccontando loro spiego che le madri sono coloro che in questa storia trasmettono la memoria, trasmettono la passione politica e poi conservano la memoria e in qualche modo difendono i loro figli anche oltre il limite della loro vita, dialogano con loro, tengono accesa la fiaccola, sono il punto di partenza e il punto di fine di tutte queste storie. Siamo con Milena Sebastiani, assessora al turismo del comune di Porto Sant'Elpidio. Parlare Futuro quest'anno è tornato a Porto Sant'Elpidio. Come continua questa collaborazione nel tempo? È un rapporto che si consolida, no? Perché poi con Oriana, che colgo l'occasione per ringraziare sempre, e lei crede molto in questa collaborazione, forse perché siamo donne, quindi abbiamo iniziato con le rassegne al femminile, poi continuato con Parlare Futuro come assessora alle politiche giovanili, e quindi è stata una serata straordinaria con uno degli scrittori e giornalisti più importanti che ha dato veramente lustro a questa serata, un momento di riflessione davvero importante. Quindi è importante fermarsi a riflettere. Questi racconti fanno parte della nostra storia e sicuramente uno spaccato davvero importante. Sono contenta di aver detto sì, contenta di questo Parlare Futuro che va avanti, appunto, come dice il titolo, guardando al futuro. Chi non ha memoria non ha identità. Diciamo, in un format come Parlare Futuro è necessario comunque parlare anche del passato per capire e comprendere quello che stiamo vivendo, diciamo, in questo presente, diciamo, abbastanza confuso e turbolento. Ho ritenuto interessante inserire Luca Telese perché ha avuto diversi meriti con questo libro Cuori Contro, che possiamo considerare il sequel di Cuori Neri. Il primo è di aver avuto il coraggio di mettere le mani in un pezzo di storia recente che è stato rimosso. Un altro merito di Luca Telese è diciamo di non aver fatto, di non aver scritto pagine praticamente di giornalismo, ma diciamo pagine più ascrivibili praticamente al romanzo, nonostante, come lui ha dichiarato stasera, tutte le cose che noi troviamo in questo libro sono tutte vere. Ha tolto praticamente dal limbo della disoggettivazione la vita, le storie,
l'umanità, le grandezze, le piccolezze praticamente dei protagonisti appunto di un'epoca diciamo controversa. Al di là diciamo della violenza che non va giustificata, sicuramente sono stati anni di grande passione politica. Quali sono i prossimi appuntamenti in programma? Il prossimo appuntamento, il più vicino, è quello del 6 dicembre a Monte San Giusto, ore 21:15, al Teatro di Monte San Giusto con il matematico Pier Giorgio Di Freddi. Vi aspettiamo, come sempre, numerosi. Grazie.